siamo stasera all'interno della libreria Ci sto, la libreria di tutti, siamo a Piazzetta Fuga a Napoli per l'evento Parti con il libro e io sono insieme a Massimo Torre, tra gli autori di questa antologia noir molto bella che è intitolata, edita da Giulio Perrone, Meglio non morire d'estate. La tua è una storia molto bella, mi è piaciuta molto, sono tutte molto belle, 13 autori diversi, assemblati da Cristina Marra, una copertina particolare, la sabbia tipica d'estate, insomma, per le spiagge sabbiose, che lascia intravedere una pistola. Non tutti muoiono con la pistola, no. E il tuo protagonista, insomma, è molto particolare. È un marito, è un marito anche frustrato, ma frustrato dall'esistenza, dalla sua esistenza, è frustrato soprattutto dalla consapevolezza di non essere riuscito a fermare niente di sé in questa esistenza. Avverte probabilmente un generale, diciamo, non riconoscimento, probabilmente, diciamo, adesso senza volerlo psicanalizzare, il personaggio è lui il primo ad avvertirlo questo, eppure contiene una rabbia che a un certo punto dovrà esprimere. La rabbia è molto contenuta, Sha. Sì, la rabbia è contenuta, diciamo, in tutto il racconto, ma in realtà lui la cova ed è, diciamo, questo l'elemento per cui poi nel racconto credo ci sia una tensione interna, una combustione del personaggio forte, che era quello che volevo sostanzialmente raccontare. In realtà io volevo cercare di spiegarmi prima di tutto quale può essere la condizione di determinate persone che arrivano alle estreme conseguenze in situazioni, in questo caso si tratta di un ambito familiare, in cui non dovrebbero, certo, esserci questo, perché la famiglia è sempre ritenuta il luogo sicuro in cui ripararsi. Sappiamo che spesso questo non è, per vari motivi, non... E tra l'altro uno dei dati che mi ha sempre colpito quando si tratta per esempio della criminalità, degli omicidi, alla fine il dato che riguarda gli omicidi all'interno delle famiglie supera quelli della criminalità organizzata, quindi c'è un dato, diciamo, importante che non viene mai preso molto in considerazione e uno si dovrebbe chiedere ma come mai nella famiglia ci sa questa quantità di omicidi che ogni anno sono così numerosi. Poi in particolare d'estate, diciamo, l'estate per vari motivi negli anni è sempre stato il momento in cui la cronaca nera emerge su tutto il resto, un po' per motivi, diciamo, pratici, nel senso che la politica se ne va un po' in vacanza, certo. Sono le condizioni giuste, sì, l'economia, diciamo, ha un attimo di pausa, tutti se ne vanno, tutti quelli che possono, per esempio il mio personaggio in vacanza non ci può andare, questo è il suo, e quindi è uno di quelli che si fa l'estate calda dentro casa con la finestra aperta aspettando che ci sia una refola di vento che gli dà un po' di tregua, però questo caldo poi ossessivo a livello anche psichico, perché non ti dà tregua, cioè esaspera probabilmente, e questo mi rifaccio a una teoria di mia moglie su questo. Parlavamo prima, esatto. Che è molto interessante l'altro come teoria. Perché lei mi ha sempre spiegato, e poi io in fondo ho preso spunto da questa sua, che d'estate le psicosi peggiorano normalmente, perché proprio il caldo produce un'esasperazione delle psicosi, per cui spesso è proprio l'estate il momento in cui esplodono in Sono questo anche modo cruento. È la classica stagione per noi napoletani che ci fa anche vedere per strada tanta gente che magari tante altre volte non viene notata, ma effettivamente ci si rende conto che vive delle sofferenze. Sì, vedi il malessere, sì. Il malessere di persone che vagano un po' in qualche modo senza respiro, no? Perché, certo, il caldo toglie il respiro, quindi sono asfissiate da questo caldo, asfissiate dalle proprie paure, dai propri malesseri interni, e questo sì, non sempre poi produce, magari c'è gente che vaga, diciamo, perduta, certo, e magari grida al mondo i propri fantasmi, rabbia, no? Fantasmi, li evoca
in maniera che tutti gli altri, ma poi alla fine neanche hanno bisogno più di un riscontro, sono sole, sono persone sole. Ecco, anche questo personaggio è profondamente solo, e questo stride ancora di più nel momento in cui si tratta di un rapporto, diciamo, certo, matrimoniale, in cui che due persone, anche lungo, in fondo hanno fatto un lungo cammino, e in questo lungo cammino qualcosa... 13 anni insieme, se non ricordo male, i tuoi protagonisti. Sì, potrei sbagliarmi anche io, perché purtroppo a me è capitato una volta che un mio amico mi ha fatto leggere un racconto molti anni fa, e io dissi: bello questo racconto, di chi è? Chi l'ha scritto? L'hai scritto tu. Quindi da questo punto di vista c'ho qualche problema con la memoria. Ma sono stati insieme un po' di anni, hanno fatto un percorso molto lungo, tant'è che c'era un rivale, ma lei alla fine ha scelto lei. E lui di questo dice: che te potevi scegliere? Hai avuto l'opportunità, sei tu che hai deciso di stare con me, insomma, oggi piangerti addosso, darà a me le colpe, però lui è uno che sta un po' lì, sta un po', subisce. Non è che questo mi ha fatto un po' rabbia, perché l'avrei voluto più dinamico, come poi alla fine, insomma, è un vinto, per cui subisce. È un po' verghiano come personaggio, un po', però mi è simpatico. Sì, ma insomma è sicuramente una persona che non è riuscita a dominare la propria vita, non è riuscita a trovare la chiave per dominare la propria vita, non è riuscita a trovare la chiave nemmeno nei momenti in cui avrebbe dovuto o potuto, non l'ha mai trovata questa chiave. Ha deluso continuamente se stesso e chi gli stava vicino, come purtroppo succede nella vita, nel senso, a molte persone poi alla fine è difficile rispondere alle aspettative che abbiamo nei nostri confronti, diciamo, alla fine un bilancio che facciamo non è mai sempre tanto in attivo, tranne spesso e volentieri ci abbiamo alle spalle tutta una serie di fallimenti, tra virgolette, di cose che avremmo voluto raggiungere, conseguire, e che invece non siamo riusciti a conseguire, e questo produce sempre una frustrazione. C'è chi magari invece di questa frustrazione riesce anche a fare una forza, cioè nella malinconia del fallimento c'è anche in fondo talvolta una piacevolezza, no? Certo. Perché tu dici: vabbè, non ce l'ho fatta, vabbè, volevo farcela, non ce l'ho fatta, e in questa cosa ti puoi anche crogiolare. L'altro aspetto invece è chi invece di questo fa solo una frustrazione, non si, e basta. Allora, io direi che con lui ci rivediamo, perché gli ho strappato una promessa, perché dobbiamo raccontare, insomma, di un personaggio che tu hai creato, sono stati scritti diversi libri, e quindi c'è questo Batman partenopeo, questo Pulcinella che, insomma, tu hai saputo raccontare veramente nella maniera, credo, più bella, con dei libri molto particolari. Quindi Massimo Torre lo avrò all'Attico Partenopeo subito dopo il periodo estivo. Molto volentieri vengo all'Attico Partenopeo. Con un gin tonic e un aperitivo, esatto. Insomma, ce lo siamo detti, insomma, per preferenze di gusto, sì, quindi ce lo godremo lì, insomma. Al momento vi salutiamo e andiamo a presentare meglio Non morire d'estate, con lui, edito dalla Giulio Perone Editore. Esatto. Grazie. Grazie a voi.